Area 51 Crescita Personale Podcast. Le idee, gli autori e gli strumenti che ti guidano nel tuo percorso di evoluzione. Ciao, sono Simone Bedetti, l'editore di Area 51 Publishing e ho il piacere di farti un regalo speciale. Solo per te che stai ascoltando questo podcast pubblicato dalla nostra casa editrice. Il regalo è il programma audio inedito e integrale di crescita personale Prometti a te stesso. Per te è completamente gratuito. Ecco come fare. Vai su http://bit.ly/prometti. Ripeto, http://bit.ly/prometti. Aggiungi il prodotto al carrello e inserisci nell'apposito spazio per i buoni sconto il seguente codice: podcast. Ripeto, nell'apposito spazio per i buoni sconto inserisci il codice podcast. Così scaricherai l'intero programma audio completamente gratis. Sono certo che l'ascolto di questo meraviglioso programma audio ti accompagnerà e ti guiderà nella tua migliore crescita personale. Radio Area 51 Publishing. La prima radio interamente dedicata alla tua crescita personale. Scopri tutte le novità di crescita personale firmate Area 51 Publishing. Vai su www.area51editore.com. Crescita personale post-it. Appunti di crescita personale da portare sempre con te. Miyamoto Musashi. 10 insegnamenti fondamentali. Dalla vasta saggezza del grande samurai Miyamoto Musashi, l'autore del libro dei 5 anelli, ecco 10 insegnamenti fondamentali che puoi applicare tutti i giorni per la tua crescita personale in ogni aspetto della tua vita. Questi sono i primi 5. Primo insegnamento. Percepisci quello che non puoi vedere con gli occhi. Vai oltre la superficie delle percezioni visive e vai oltre la percezione dei sensi. Entra in te stesso e cerca sempre di più di percepire le cose a un livello profondo, affinando giorno per giorno la tua sensibilità e capacità intuitiva. Secondo insegnamento. Riconosci l'intenzione dell'altro. Cerca di capire negli altri quali sono le vere ragioni, le vere motivazioni, le vere finalità che hanno. Questo ti permette di capire la loro reale intenzione nei tuoi confronti e nei confronti delle cose che fanno. È un vantaggio strategico di inestimabile valore. Terzo insegnamento. Conosci il tuo nemico. Conosci la sua spada. Oltre a riconoscere l'intenzione dell'altro, cerca di conoscerlo. I suoi punti forti, i suoi punti deboli, la sua storia, le sue esperienze, il suo stile di vita, i suoi valori, la sua psicologia. Questo insegnamento si rivela risolutivo nell'ambito professionale e si rivela altresì decisivo nell'ambito relazionale. Se approfondisci la conoscenza dell'altra persona e fai attenzione ai suoi comportamenti, difficilmente rischierai di essere colto di sorpresa o di subire una delusione. Quarto insegnamento. Fai attenzione ai dettagli. Saper guardare. Saper vedere oltre il visibile. Affinare la percezione interiore. L'intuizione. Conoscere l'altro, studiarlo. Per raggiungere questa capacità, devi sviluppare le tue abilità in ogni dettaglio. Non devi trascurare le sfumature, le domande che emergono, gli aspetti più sottili. Imparare a fare attenzione ai dettagli che contano per quella situazione specifica è una strategia decisiva per il tuo successo. Quinto insegnamento. Non coltivare cattivi pensieri. Mantieni un atteggiamento distaccato, non giudicante.
Questo ti permette di valutare con obiettività le intenzioni delle altre persone, sia che siano positive, sia che siano negative. Ti permette inoltre di mantenere la mente ripulita e centrata unicamente sulla vera natura delle cose. Ti permette inoltre di vivere la vita con virtù e nobiltà.